fare qualcosa. Ma sì, fondamentalmente è questo, perché è un adempimento di legge, quindi, come dire, in qualche modo dobbiamo fare anche questo tipo di iniziativa. Però, come dire, a fronte di questo obbligo, comunque la Camera di Commercio si è mossa nel senso di interpretare nel modo più estensivo possibile questo input e quindi ha reso pubblico, diciamo, sul proprio sito tutta una serie di dati, in parte appunto obbligatori, ma anche un'altra parte che non è obbligatoria, in modo tale che tutti i cittadini, non solo, diciamo, gli utenti, ma solo quindi le imprese che prevalentemente usufruiscono dei servizi della Camera di Commercio, possono vedere quello che facciamo e possono vedere appunto chi sono i nostri amministratori, che tipo di dati, insomma, relativi a questi soggetti ci sono, qual è il personale, le assenze che ci sono, cioè tutti quei dati, insomma, ecco, che in qualche modo permettono a chiunque di capire meglio cosa c'è dentro la Camera di Commercio. Quali sono i numeri importanti che possiamo, che avete registrato nei vostri sondaggi annuali, come in crescita per quanto riguarda le visite e le consultazioni nel sito, e poi quali sono gli obiettivi per il futuro? Ma dunque, i dati noi li abbiamo perché abbiamo dei confronti tra l'altro in maniera abbastanza permanente, soprattutto sui dati di evasione delle pratiche, ad esempio, no? Quindi per il deposito dei bilanci, per quanto riguarda il rilascio dei certificati, ecco, e devo dire che la nostra media è molto alta e oltre il 95% delle pratiche vengono, come dire, esaudite e fatte nei 5 giorni successivi, appunto, a cui arriva un'istanza, per cui, diciamo, siamo abbastanza ad un alto livello, così come per quanto riguarda i pagamenti, è un altro problema molto sensibile per quanto riguarda l'utenza, noi si rispetta ampiamente il termine dei 30 giorni entro i quali appunto dobbiamo provvedere a pagare un'azienda che ha fornito beni o ha fatto un lavoro presso la Camera di Commercio, per cui, come dire, siamo molto attenti, diciamo, a questi aspetti che ovviamente interessano al mondo delle nostre imprese e i nostri cittadini. E si guarda al futuro attraverso il canale YouTube, c'è l'idea di andare su Facebook e c'è anche l'idea di inserire sempre maggiori dati relativamente sempre alla trasparenza sul sito internet. Sì, questi sono i nuovi mezzi di informazione, chiaramente maggiormente utilizzati soprattutto dal mondo giovanile, ma insomma anche da chi in qualche modo vuole entrare un po' più dentro la notizia e dentro le cose che fanno gli enti, per cui in futuro abbiamo intenzione di utilizzare e di attivarsi perché anche questi sistemi siano presenti presso la Camera di Commercio. Grazie.